dobbiamo vigilare tutti, a cominciare dalla stampa, perché abbiamo cominciato la partita, ma la partita è lunga ed è difficile, come ho detto. Questa terra di Sicilia è fatta essenzialmente da rassegnati e dalla peggiore politica, quella che mette i veti incrociati perché l'avversario non si muova e non abbia meriti. E non si capisce che quando si realizza un grande ospedale di target europeo, a vincere siamo tutti e non soltanto una parte. Ecco perché noi siamo andati avanti imperterriti come governo regionale e continueremo a farlo. Siracusa e la sua provincia, ma tutta l'area del sud-est, aveva bisogno di un grande ospedale razionale e articolato come quello che abbiamo visto. Il diritto alla salute è un diritto prioritario. In Sicilia non si fa una grande opera da 40 anni. Questo, se mi consentite, è solo l'inizio di una sfida. Si procede con la definizione della esecutività del progetto, la gara d'appalto, l'impegno di spesa, abbiamo pianificato tutto, non mi fate fare tempi, calcoli di tempi, perché si rischia sempre di non essere puntuali, ma vi assicuro che è interesse di tutti correre, come abbiamo fatto. In un anno abbiamo realizzato quello che in 40 anni non si era potuto fare. Il percorso funzionerà grazie alle deroghe e alla sinergia istituzionale, quindi cercheremo di abbreviare tutti i tempi tecnici e amministrativi. Io mi auguro che per l'anno prossimo potremo materialmente procedere alla consegna dei lavori. Quindi subito dopo questo momento tutto quello che ha a che fare con l'indizione della gara d'appalto, contemporaneamente gli espropri? Sì, acquisizione delle aree e variante urbanistica, ecco perché i vari livelli di progettazione saranno sempre condivisi con il massimo coinvolgimento del territorio e di tutte le amministrazioni competenti. Questo il 2021 io mi auguro che sia sufficiente a completare tutti questi adempimenti propedeutici alla consegna materiale dei lavori. Per quanto riguarda i fondi regionali, il presidente Musumeci ne ha già parlato. Per quanto riguarda la parte più consistente, quindi quelli statali, c'è la certezza? Assolutamente sì, siamo addirittura di arrivo anche per la stipula dell'accordo di programma che materialmente trasferirà al commissario le somme necessarie. Io credo che in una giornata come questa il rischio dell'enfasi sia estremamente concreto, ma io credo che invece dovremmo tutti avere molta cura e scegliere le parole con grande cura, proprio perché lo dobbiamo al rispetto dovuto ai nostri cittadini, a quei cittadini che per anni e anni e anni hanno atteso, hanno dovuto viaggiare per curare i propri cari. Certamente però non va dimenticato che stiamo aggiungendo un importantissimo tassello per la realizzazione del nuovo ospedale, che non è mai stato così vicino. Questo lo dobbiamo a un'azione corale della politica e delle istituzioni del territorio siracusano. Devo dire che io lo dico spesso: quando si fa strada remando in una direzione comune, i risultati poi arrivano. Avremo un ospedale di secondo livello, un ospedale situato e collocato opportunamente in una zona raggiungibile della nostra città, e lo avremo anche, avremo un ospedale anche in tempi rapidi, grazie all'emendamento dell'onorevole Prestigiacomo, e ci conforta che il commissario scelto sia una figlia della nostra terra, che ha già dimostrato ampiamente qualità di equilibrio, di visione e anche di coesione, il prefetto Giusy Scaduto.